con la mondializzazione entrano in relazione culture e paesi differenziati. Il razionalismo occidentale vacilla, incalzato da nuove concezioni. Nelle scienze con Einstein e Planck, in filosofia con Husserl e Ortega, in psicologia con Freud e Jung. Continuano e si concludono le grandi rivoluzioni. Quella messicana e russa nel 17, quella cinese nel 46 e quella indiana che termina nel 47, mentre le grandi potenze si scontrano nelle guerre mondiali. La prima termina nel 18 e la seconda, iniziata nel 39, è scatenata da un razzismo feroce proteso al dominio del mondo in nome di un superuomo di razza germanica. Il conflitto, che vede la tecnologia sempre più asservita alla distruzione, termina con la sconfitta del nazismo e le bombe atomiche sul Giappone. Nel contesto sociale mondiale si evidenziano due concezioni: la non violenza gandhiana che produce la liberazione dell'India e quella dal volto disumanizzante divisa in due blocchi, USA e URSS, contrapposti nella guerra fredda. La non violenza influenzerà alcune componenti critiche giovanili negli anni 60 in Occidente e il progresso dei diritti umani con Martin Luther King e Mandela, ma non gli eventi macroscopici. Nel 68 le nuove generazioni manifestano contro il capitalismo e per una società empatica, libera dalle oppressioni materiali, volta verso nuovi approdi di senso. Ma non saranno all'altezza del compito. Si frastaglieranno in tendenze come hippismo, orientalismi, droga, lotta armata e terrorismo. Dopo il fallimento della perestroica, un socialismo dal volto umano, e la dissoluzione del modello sovietico marxista con la fine della politica bipolare, le concezioni dominanti imperialiste rappresentate da USA e URSS si esprimeranno nel neoliberismo capitalista manovrato da grandi capitali finanziari. Tutto il periodo mostra il suo volto evolutivo nei progressi sociali e nel grande sviluppo scientifico-tecnologico, germi di una nuova sensibilità e forma mentale. La rivoluzione digitale informatica velocizza enormemente la comunicazione e il passaggio dell'informazione, marcando l'inizio di un'epoca in cui popoli e culture entrano sempre più in relazione. La multiculturalità è un dato di fatto irreversibile, tuttavia senza ancora implicare un vero dialogo tra comunità. Si accelera la mondializzazione in corso e i rapporti umani cambiano. Nella crescente globalizzazione di stampo neoliberista, si consolida un potere economico-finanziario sovranazionale che tiene sotto scacco i governi di tutto il mondo. Gli stati, indebitati, consegnano denaro alle banche e riducono il welfare favorendo le privatizzazioni. Gli USA continuano il loro tentativo imperialista, attuando una politica di soggiogamento economico e guerra fondaia, consolidando la propria presenza in molti territori attraverso basi militari. La loro immagine di invulnerabilità viene seriamente compromessa dall'attacco terroristico alle Torri Gemelle. Si scatena uno scontro tra opposti fanatismi, quello del materialismo economico e quello religioso, entrambi con il loro correlato di violenza. Emergono regionalizzazioni economiche e nuove potenze mondiali. La Comunità Europea include altri paesi e conia l'euro. In America Latina si consolida un'identità regionale specifica
che si allontana in parte dalle concezioni neoliberiste. Emergono nuove potenze economiche. Brasile, Turchia, Russia, Sudafrica, India e Cina. Quest'ultima realizza forti investimenti e una massiccia immigrazione in tutto il mondo, mentre in Africa continuano le lotte etniche e l'instabilità politica e sociale. Si profila un mondo multipolare. La metodologia della non violenza espressa nei movimenti generazionali passati riemerge e cresce nelle manifestazioni giovanili. Questi fenomeni si relazionano simultaneamente nell'ambito virtuale mondiale e, grazie alla rete, operano in crescente relazione. Al loro interno si evidenziano forme organizzative orizzontali e una sensibilità non violenta. Tuttavia, senza una chiara impostazione circa la trasformazione radicale delle strutture vigenti. D'altra parte, però, questo tipo di manifestazioni mostrano la possibilità di crescita di una nuova sensibilità, favorita dall'inarrestabile interconnessione mondiale. Il rifiuto della violenza e le proteste sociali non riescono a impedire la corsa agli armamenti e la proliferazione degli arsenali nucleari. Più che nelle manifestazioni delle religioni riconosciute, la ricerca di senso si esprime in campo filosofico e scientifico. Quest'ultimo, grazie alla tecnologia, fa passi da gigante e si avvicina sempre più a comprensioni integrali e totalizzanti sull'esistente.